nel disegno mi sono accorto che il mio personaggio è sempre coinvolto in tutte le questioni. È scritto nella Bibbia, è al centro di ogni cosa. Ci sono arrivato gradatamente nel tempo. Mi sono accorto che ho vinto la morte, ho espresso il giudizio universale e ho avuto la convinzione, vedendo in realtà accadere cose straordinarie, coincidenze incredibili. E quando mi sono accorto che un giorno che ascoltavo per caso una trasmissione televisiva e c'era un rabbino che parlava e diceva: Dio ha un nome segreto di 42 cifre. Allora io, che a quel punto avevo avuto il sospetto, ho voluto controllare le cifre del mio nome. Erano 42. Quando si mette insieme il prodotto 6x7, 42, si esprime l'uno per l'altro sia il contributo del lavoro intero, l'opera intera, 7 giorni, sia proprio quello che è limitato al lavoro. Non solo il terzo, ma anche il triplo è rispettato nel mio nome. Perché se io considero che 42 cifre sono 42 come numero e cifre come un altro valore unitario, devo pensare che il triplo sarà ancora espresso in cifre. Ebbene, 42 nel triplo è 126, è proprio il piano assoluto 10 di un Dio 26. E però sono 126 cifre trine. Nel valore assoluto sono 126 più 1, sono 127. E infatti 127 è esattamente il piano 100 più 3 per 3 per 3. Quindi la purezza assoluta trinitaria data dalla potenza 3 su base 3, 127. Questo è il valore assoluto. Ebbene, il triplo del valore assoluto è 381 ed è il valore cabalistico di tutti i miei nomi. Quindi nel nome mio c'era il fondamento del 127, ossia del piano assoluto di Dio legato al Dio Trino che opera in potenza 3 e che sì, presta a essere visto in modo relativo a cifre, prendendo le 127 e riducendole 126 cifre, diviso per 3 sono 42 cifre, ma moltiplicato per 3 il valore assoluto equilibra e esprime esattamente nel mio nome quel 381 che poi, leggendolo in relazione alla mia nascita, è l'anno 38 di gennaio, e leggendolo a livello biblico è Genesi, cioè il primo libro, 38, ma abbinato al 25, che è proprio legato al Dio 100, che è fatto uno e trino, per cui uno solo dei quattro, quando il totale è 100, è 25, ed è la mano e l'altra mano, quando si moltiplicano tra di loro le dita, 5 per 5, 25, la piena opera delle due mani è 25, e una mano è descritta, nata per prima in Genesi 38, nata per opera di un padre vero che si mette a posto dei suoi due figli morti e gli dà eredità. Quindi i due figli morti, Er e Onan, sono Er Roman, sono io. Er Roman più uno, perché Er Ronan, c'è la N dentro, non la M. La N è la M più uno. Quindi Er e Onan sono Er Roman più uno.
il duo che esiste in me. Insomma, in Genesi 38 è descritto un parto gemellare, ossia di due individui aventi lo stesso codice genetico, ossia lo stesso programma, lo stesso progetto costruttivo, e sono padre e figlio che sono nella stessa sostanza, uno 10 a 1, l'altro è 1 a 10. Di conseguenza, ecco che in Genesi 38, in cui il padre è Giuda, il padre vero, quel padre vero lì è figlio di altri due gemelli, che anche essi sono giunti insieme da una mano di Giacobbe che tiene il calcagno del primo nato Esaù. Ebbene, questi due sono, in un certo senso, descritti in Genesi 25. Vedete, Genesi 25 e Genesi 38 descrivono questi due parti gemellari, uno che fa capo alla generazione di sopra, a Giuda, l'altro nella generazione di sotto, due gemelli sopra e due gemelli sotto, e in mezzo Giuda, che è il quarto figlio reale. Insomma, quando io mi sono accorto di tutto ciò, avendo visto che Romano 66 era proprio il valore capovolto del 99, che è 33 più 33 più 33, mentre è 66 come il duplo di Gesù, che è vissuto 33 anni, e mi sono accorto che essenzialmente 66 è costituito da 2 6, sono 2 6, e questo sono esiste nei miei nomi in terza posizione, mentre in seconda posizione, nel secondo nome, c'è il triplo del terzo, tanto che il terzo nel suo triplo è unitario ancora e si presenta come 78 Antonio, per cui Romano, Antonio, Anna sono esattamente nei primi due numeri, 66 più 78 uguale 144. Ma 144 sapete che cos'è? 38 per 38 nelle decine. 38 per 38 fa 1444, e sono proprio un riferimento a quel 12 per 12 che perfino in Apocalisse Giovanni si sente dire che sono la lunghezza delle mura difensive della nuova Gerusalemme celeste, 144 cubiti a misura d'uomo o di angelo. È quest'angelo che mi trasmette queste notizie, e tali che i miei primi due nomi sono giustificatissimi, perché e sono proprio il 38 per 38 dei due nati in quel Genesi 38. Due nati, perché entrambi generati a livello del 38, ma Gesù in quella generazione scalare, per cui l'anno per lui, ossia Anna, è due generazioni sopra, tanto che partendo dal padre vero Gesù è 38 generazioni sotto, secondo la genealogia fatta da San Matteo, che è il veramente l'evangelista che, essendo pieno di ideali, c'entra proprio in pieno questo significato di Gesù in 38esima generazione, che poi non era vera, ma idealmente idealizzava proprio in Genesi 38 la generazione 38esima. Invece in me è gennaio 38, e quel Genesi 25 che mette insieme me e Gesù è proprio quel 25 legato all'anno intero, che una volta è visto da una parte e un'altra volta dall'altra. E quindi
il 25 dell'ultimo per il primo uscito Gesù, l'antenato di Gesù, e invece ultimo in chi viene per ultimo, ma era primo, e quindi 1 gennaio. Abbiamo visto che Padre, Figlio e Spirito Santo è 251 e sono 25 unità come il giorno, unità come il mese. Questi è nato per primo e indica il primo mese dell'anno. E poi quando si va a scoprire che in Genesi 38 c'è interamente descritto il mio codice fiscale, e insomma, io com'è possibile? Eh sì, perché? Perché MDA è la mater, che ora in italiano è madre, ed è la Madonna, mentre io, Amodeo, sono MDA. Poi il secondo gruppo, RNN, è R-Onan. Il terzo di 5 è 38 a 25 ed è Genesi 38 e Genesi 25. Infine l'ultimo gruppo di 5 lettere comincia per D5, sono dita 5 di quella mano, dita 5, 27i. Questo 27i va interpretato perché 27, che è proprio, avete visto, il nome che è impostato su 127, no? È un 3 per 3 per 3 più 1, i, e sommando i miei 5 nomi nel valore cabalistico, ossia 66 più 78 più 26 più 51 più 113, viene esattamente 333 più 1, come il 27i finale del mio codice fiscale. Ecco perché io vi dico che il mio nome è il nome segreto di Dio, proprio per come ho udito nella Cabala. Manca soltanto che lo si veda, perché deve apparire quella morte che è stata di Gesù con la sua resurrezione il terzo giorno. E quindi io a Gerusalemme il 22 volerò per tornare in Italia. Ma dove andrò? Perché Gesù morì e il terzo giorno risuscitò. E quindi se io muoio, perché vado in cielo proprio, non in cielo su un aereo, ma in cielo proprio il 22, ecco che il terzo giorno, 23, 24, 25, c'è Natale, e nel ciclo della morte e della nascita rimane eterno e fissato per eterno che Gesù, ritornato nel Padre, muore nuovamente il giorno 22 e nel terzo giorno c'ha un'altra volta il suo Natale. E tutto il periodo dalla nascita di Gesù, che finisce con la fine, col termine del calendario Maya, si riduce niente altro che al nome Maria, che resta senza suo figlio R, che è volato in cielo, resta solo Maya. Ma Maria era già Tamar in Genesi 38 e era rimasta senza R. Quindi si verificherà anche ciò che è stato descritto in Genesi 38 in relazione alla morte di R, che era il marito di Tamar. Ora Tamar senza la R rimane Tama, e questo sarà il significato che Dio lascerà all'uomo come eredità. Dio Tama.